A proposito di panchine, vi mostriamo quello che è stato possibile realizzare grazie all'iniziativa privata dei residenti delle palazzine, che per onorare Padre Pio nell'anno 2002, come dice questa tabella, hanno realizzato un monumento intitolato al santo più popolare d'Italia e probabilmente del mondo. Utilizzando questo spazio, trasformandolo in un'area dove è possibile pregare, giocare o incontrarsi comodamente, seduti su un bel numero di panchine. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se ci spostiamo ne troviamo altre 2, 9 e 10. In più c'è una panchina comunale, la numero 11. E per consentire di raggiungere questo luogo dedicato alla preghiera anche a chi è costretto a una sedia a rotelle, hanno realizzato uno scivolo, quello che non si trova in tantissime chiese della città, dove l'accesso diventa impossibile per la presenza di tanti scalini. Insomma, i residenti delle palazzine hanno pensato proprio a tutto. Anche questo è un miracolo di Padre Pio.